Продолжаем работать с нашей курточкой. Вот эскиз, вот наша выкроечка. Continuiamo a lavorare con il nostro giubbino. Ecco lo schizzo, ecco il cartamodello. Come tessuto abbiamo questo cashmere per capoti, che ha la direzione della trama, da questa parte, va così. Ora segnerò sul cartamodello la direzione, perché taglierò pezzo per pezzo. Perché? Perché mettendo in tessuto in due non mi basta in altezza. Quindi metterò il dietro così e dopo il davanti così. E una volta tagliati, questi dritto con dritto, nella stessa direzione taglio anche altri due pezzi. Fate attenzione, schizzo, via, centro davanti, centro dietro, dritto filo. Центр переда и центр спины долевые нити. Не спрашивайте потом, где долевые. Центр переда, центр спины. Non chiedete dov'è il dritto filo dopo. Si trova sul centro dietro, centro davanti. Ecco il nostro centro dietro, ecco il centro davanti. Questo è il dritto filo. Ora taglio il dritto, il dietro, però scrivete direzione trama. Fate attenzione quando avete a che fare con tessuti che hanno la direzione della trama, è molto importante segnarla. Io ho controllato così con la mano e l'ho vista che va così, non così, e l'ho segnato qui. Ora taglio il dietro. Vedete come taglio io? È il solito centimetro margine cucitura, ma di qualche millimetro di più, perché quando adesiviamo il tessuto potrebbe calare di qualche millimetro. L'altra metà del dietro lo taglieremo in base a questo, non al cartamodello. Chi non si fida del suo occhio, prego, disegnate il margine cucitura. Linea vita. Metto una piccola X qui per segnare il rovescio. Bene, una parte del dietro pronto. Ora dobbiamo posizionare il davanti in modo che il centro davanti sia assolutamente parallelo al bordo. E non voglio spingere troppo in là per avere tutto quel pezzo per il bordo interno. Io ho controllato con il righello il centro davanti, che sia assolutamente parallelo al bordo e che già messo e ho già messo i spilli. Ora taglio anche questa parte del davanti e non dimenticate di segnare direzione trama. Se voi volete fare l'orlo manica con pulsino o pattina, ricordatevi che qui dovrà essere sempre con cucitura, perché essendo in sbiego non terrà mai forma se farlo intero. Se invece facendo la pattina su dritto filo, terrà meglio la forma ma anche il filo sbiego qui. Per questo consiglio sempre con cucitura. Nonostante il tessuto in questo caso ce lo permette, io non lo faccio intero. Ricordate, giro collo 0,7 cm. Qui meglio prendere di più e tagliare l'eccesso dopo. Linea vita, una piccola X per segnare il rovescio. E segnare con filo il centro davanti obbligatoriamente. Вырезана полочка.
Tagliato il dietro, tagliato il davanti, ora giriamo il tessuto con la parte dritta in su. Posizioniamo questi due pezzi già tagliati seguendo la direzione della trama e tagliamo le altre due metà. Il tessuto lo giriamo con il dritto in su. Il nostro pezzo tagliato ora è posizionato dritto su dritto. E qui abbiamo la direzione della trama in giù e anche qui è in giù. Ora tagliamo l'altra parte del dietro, non serve calcolare niente, basta tagliare. Per il fatto che il davanti non ci stava in altezza, abbiamo dovuto tagliare uno alla volta. Magari a voi vi basterà ed eviterete tutto questo. Se il tessuto non avrà la direzione della trama, potete piegarlo in orizzontale. Noi adesso possiamo fare solo così. Tagliare le linee belle e precise. Il dietro è tutto pronto, mettiamo via e lavoriamo con il davanti. Tessuto dritto su dritto e controllate la linea centro davanti che sia parallela al bordo. 70, 70 e 1 mm. Bene, tutto giusto. Ora non pensate a niente, tagliamo uguale all'altra. Qui basta essere attenti alla trama perché è l'unico sbaglio che potete fare. Se avete pensato a questo prima, ora potete tagliare senza paura. Linea vita. Io questo giubbino lo faccio per il vestito con la gonna a rota, ma magari qualcuno lo vuole per i pantaloni, allora fate un po' più lungo, dai 15 ai 20 cm dalla linea vita. La gonna a rota non permette di indossare cose lunghe sopra. Se invece si fa vestito estivo con gonna rota, si indossava senza troppi pensieri. Questa linea qui sul livello spalla deve essere più profonda possibile per tenere una bella forma. È rimasto da tagliare la bordatura, ora vi farò vedere come si fa bene. Nella terza parte della lezione taglieremo i bordi, adesivo e fodera e nella quarta inizieremo a lavorare. Ora iniziamo ad imbastire per la prova. Il davanti intanto lo lascio così. Cominciamo con il dietro. Con il dietro tutto semplice, imbastiamo il centro dietro ed è pronto. Ho imbastito il centro dietro, intanto mettiamo via. Ora iniziamo con il davanti. Riportiamo il centro davanti su tutte e due le parti. Messo i spilli, giro e con il righello riporto il centro davanti.
Cercate la lezione delle abbottonature perché lì ho spiegato tutto quello che riguarda questa lezione. È un tema di quale sono fiera di averlo dato, così saprete come fare un capo abbottonato in modo giusto. La stessa linea la riportiamo anche sull'altra metà. Чтобы знать, как изделие на пуговицах делать правильно. Эту же линию переносим на вторую сторону. И на каждой стороне отдельно будем прокладывать прокладочный шов. E su ogni parte la segniamo con il filo. Это край борта. Questa è linea centro davanti, questa è la bordonatura a doppio petto. Questo è il bordo. Quando guarderete la lezione saprete già queste cose. Отлично. Центр переда, центр переда. Ottimo, ora segniamo con il filo il centro davanti. Di solito per imbastire o segnare non si prende né filo troppo scuro che può perdere né troppo a tono che non si vede. Una tonalità più scura. Adesso per la lezione uso l'arancione per farvi vedere meglio. Nella quotidianità non lo faccio mai. Non fate i nodi perché adesivando non riuscirete a toglierli via dopo. Узелочки не оставляйте на изнанке, потому что они потом приклеятся клеевым, и его не выделишь. Ну вот нам осталось что сметать, только плечевые, боковые и курточку приготовим. Ora è rimasto da imbastire i fianchi e le spalle e possiamo far la prova. Точно по нашей. Segniamo con filo seguendo la nostra linea. Ну вот, хватает немножко за воротничок и все. Messo questo, imbastiamo i fianchi. Sto finendo di imbastire un fianco. Dopo faccio l'altro e passiamo alle spalle. Spalle che passano in manica. Linea vita con linea vita, ricordatevelo. Anche se siete sicuri di non aver sbagliato, questi punti unite sempre per prima. Vedete come combaciano le linee, non abbiamo nessun problema. Fate attenzione in questo punto. Attenzione in questo punto, dove la spalla passa il lestino. Di solito bisogna fare un piccolo taglietto di un centimetro, ma in questo caso, visto che dobbiamo ancora adesivare, facciamo solo 0,5 per adesso. Ora mettete questo angolo in questo modo, che quando si apre in una parte parte il lestino, in un'altra la spalla. Fate attenzione e imparate a fare bene questi momenti. Guardate, questo è il punto dove parte la nostra spalla. Vedete? Ora imbastisco tutto e poi vi faccio vedere. Смотрите. Наша точечка, которая вот в конце надсечки, вот она в этом месте раскрывается. Сейчас я вам покажу, как это есть. И сейчас я сметываю плечевой, переходящий в рукав. Vedete come si è aperto il nostro angoletto della spalla che passa un listino. Qui abbiamo il dietro, ora imbastite, ma non fino alla fine. Prima controllate quanto lo listino serve e l'avanzo tagliate via e dopo finite di imbastire. Ecco come viene dal dritto. Ecco il listino che passa in angoletto. Ecco l'angolo, uguale si fa anche il colletto intero, uguale anche l'altra parte. Taglietto.
Ovviamente tutto questo si farà a macchina. Vedete, noi qui abbiamo... Adesso vi faccio vedere. Finisco qua e poi vi faccio vedere. Vedete, noi qui abbiamo avanzo di listini. Io propongo di tagliare tutto solo dopo aver adesivato. Ora metto solo lo spilo e imbastisco intanto così. Non si sa mai quanto può calare quando adesiveremo tutto. Intanto lo lasciamo così. И у нас там не будет хватать там одного сантиметра. Зачем? Она нам не мешает, пока не отрезаем. Imbastiamo il listino e finiamo di unirlo allo scolo. Будьте внимательны. Tutto quello che avanza, imbastiamo. Ed è pronto il giubbino per la prima prova. А сейчас вот так вот прометаю. Imbastiamo l'ultima. Ed è pronto. E la nostra curточка готова к примерке. Ovviamente io ho fatto il girocollo non proprio alla base del culo. Chi lo vuole alla base, accorciate questa distanza. Ora lo indosso e vedrete come sta. Ecco la nostra prima prova. La lunghezza rimarrà questa. Guardate come sta il dietro. Che comodità. La manica a kimono. Fate attenzione come sta la cucitura a spalla. Ideale. Guardate com'è il coletto che passa il listino. Non serve fare altro. Per capi spalla questa larghezza listino è ideale. Adesso, non essendo adesivato niente, tende qui di fare piega, ma quando sarà tutto adesivato terrà bene la sua forma. Ed ecco come il listino passa in coletto, con questa forma di angoli. Poi aveva detto 6 bottoni, ma mi sa che ci stanno solo 4. Tasche anche non servono. È molto corta. Nella terza parte taglieremo la fodera, le patine, i bordi interni e l'adesivo e dopo iniziamo a cucire. Penso che un giubbino così, un po' più lungo o a forma di cappottino o prenderete più largo sui fianchi sarà molto utile. Io oggi volevo farvi capire quanto è semplice si può arrivare a fare i capi spalla in base al cartamodello con base a manica kimono. Saluto tutti, con voi sono stati Paustina Mikhailovna e Yastrebov Alexei.